www.redijo.it e la storia continua. Igiene, la falsificazione dei vini. Un giornale enumera gli ingredienti con i quali in Francia vengono falsificati i vini, e questi sono il chiaro d'uovo, glutine, sangue, latte per schiarire i vini, che assieme ad alcuni acidi, noci galliche o grani d'uva che li rendono più aspri. Vi mescolano inoltre dell'allume, gesso e sale. E per impedire la fermentazione, spiriti e acquavite. E per togliere l'acidità, poi, ossido di piombo. Per colorare i vini, vi mischiano fucsina e fosforo contenente arsenico e cremortarato per correggere il sapore. E da noi ugualmente, non solo in Francia. Inoltre colorano i vini con un rosso di cocciniglia, d'indaco e con sali d'anilina. Di acqua poi ve ne pongono anche in grande quantità. Calcolata questa a circa l'8%, in Parigi, con un consumo di 5 milioni di ettolitri di vino, si bevono 415.000 ettolitri di acqua. E per nascondere quest'acqua sono costretti a commettere altre frodi. Un vino adacquato contiene sempre ingredienti nocivi che furono adoperati per colorarlo e migliorarne il sapore. Nell'anno 1881 furono esaminate nel laboratorio comunale di Parigi 3.361 prove di vini, delle quali 387, che è il 10,5%, si riconobbero buone, 1.093, che è il 22%, mediocri, 1.709, il 51%, cattive, ma non nocive. Tutti i giornali francesi di qualunque tendenza riconoscono come vera l'opinione che il commercio di vini della Francia, danneggiato dalla filossera, andrà in questo modo sempre più in decadenza. Con una relazione inviata all'Accademia delle Scienze di Francia, un celebre chimico ha segnalato in questi giorni, 1886, un mezzo pratico per riconoscere se vennero introdotte nel vino materie coloranti eterogenee. Sotto l'azione della barite, la materia colorante naturale del vino diventa gialla. Quindi il permanganato di potassa fa sparire questa coloritura. Ma facendo l'operazione sopra un litro di vino, per esempio, se il vino è sofisticato, in luogo di 3 o 4 cm cubi di permanganato necessari per scolorire il liquido, non bisognerà impiegarne che un centimetro cubo o anche meno. E con questo ho finito. www.redijo.it e la storia continua.